versione dei fatti, il 36enne marocchino accusato dell'omicidio di Adriano Armelina ha negato di averlo voluto rapinare, lo conoscevo, ha detto e avevo chiesto dei soldi, gli ho solo dato una spinta. Ingente razzia dei ladri in un'azienda edile di Gorgo al Monticano, i ladri manomettono cancello ed entrano, rubano due furgoni, materiale da costruzione e computer. Due furti consecutivi a Treviso, tre nei mesi passati a Conegliano. L'amarezza della titolare del negozio Wind in Piazza Borsa, che ha pure subito un furto a casa. A volte mi sembra di nuotare controcorrente, dice. Nonostante la pandemia, nel 2021 il Prosecco ha fatto boom, ha venduto quasi 105 milioni di bottiglie, 14 milioni in più. Ha aumentato volume e valore. Nuovo scontro sull'accoglienza dell'Ucraina dei minori non accompagnati. Ieri sera lo sfogo del sindaco di Cimadolmo, 7.000 euro al mese ad ogni bambino. Oggi Conte scrive a Draghi. Accoglienza dei profughi dall'Ucraina. La Caritas trevigiana destina le offerte come contributo alle spese a chi compie questo atto di grande generosità. Con Omicron 2 i contagi nella Marca continuano a correre, impennata tra i bambini, in generale numeri triplicati rispetto allo stesso periodo del 2021, ma il numero di chi finisce in ospedale è in discesa. Basket, buona la prima per Marcello Nicola, l'esordio sulla panchina di Treviso, mentalità giusta, spiega il neo coach, fra due giorni test chiave contro Sassari. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. Partiamo subito dal sondaggio. Questa sera torna Ring e la domanda che vi poniamo è legata alla provocazione del Premier Draghi di alcuni giorni fa, rinunciare al condizionatore per fermare la guerra. Se siete d'accordo, componete lo 0422 1626 691, se invece non lo ritenete giusto, dovete comporre lo 0422 1626 690. Rinunciare al condizionatore per fermare la guerra? Ovviamente la chiamata è gratuita, se sentite occupato il vostro voto è stato comunque registrato. Ora andiamo a Pieve di Soligo, oggi ha raccontato al PM la sua versione dei fatti, il 36enne marocchino accusato dell'omicidio del pensionato Adriano Armelina ha detto lo conoscevo e non volevo rapinarlo, sentite le sue parole. Abbiamo dato una versione dei fatti che sostanzialmente è confessoria dell'omicidio preterintenzionale, va bene, e però si nega di aver avuto intenzioni di rapina e quant'altro. Ha parzialmente ammesso le proprie responsabilità il 36enne Mohamed Boumarouane, in carcere con l'accusa di tentata rapina e omicidio preterintenzionale dopo la morte dell'83enne di Pieve di Soligo Adriano Armelin, assistito dal suo difensore, l'avvocato fiorentino Filippo Viggiano. Boumarouane è stato ascoltato nel pomeriggio a Santa Bona dal pubblico ministero Giulio Caprarola, a cui ha reso la sua versione dei drammatici fatti della sera del 25 marzo in via Schiratti, negando con determinazione di essersi presentato alla porta del pensionato per compiere una rapina. Conosceva già la persona, che essendo persona insomma caritatevole lo aveva già aiutato in altre circostanze con piccole elargizioni di denaro, cosa che pare abbia fatto non solo con riferimento al mio assistito ma anche con riferimento ad altre persone bisognose, e quindi è entrato dalla porta. Ha chiesto dei soldi il 36enne, l'anziano si sarebbe a quel punto alterato insistendo perché se ne andasse e cadendo a terra battendo la testa. A questo punto si è arrabbiato col Mohamed perché si è trovato tutto sporco di sangue con questo e non voleva andar via. E a questo punto sì, il Mohamed lo ha spinto derivata una seconda caduta ad opera questa volta del Mohamed, questa volta è caduto di faccia. Il 36enne lo avrebbe quindi legato mani e piedi e se ne sarebbe andato, salvo poi tornare sui suoi passi pentito, così ha raccontato, per prestargli soccorso, facendo in tempo solamente a liberargli le mani prima che arrivasse a casa il figlio. Per ora nessuna richiesta di scarcerazione, conclude il legale. Aspettiamo fiduciosi di vedere se la versione del nostro verrà riscontrata da quanto c'è negli altri.
Motino ingente è ancora in via di quantificazione per i ladri che la scorsa notte hanno colpito un'azienda edile. Siamo a Gorgo al Monticano. I banditi, dopo aver manomesso cancello carraio e porta d'ingresso della ditta, hanno rubato due furgoni parcheggiati all'interno con a bordo materiale da costruzione e un paio di computer dagli uffici amministrativi per poi darsi alla fuga. Dopo il sopralluogo, i militari dell'arma stanno reperendo le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire il possibile itinerario seguito dai banditi. E ora torniamo al furto dello scorso 23 aprile. La novità è che i ladri sono arrivati, pensate, per bene a due volte nel negozio Wind nella centralissima Piazza Borsa. Noi abbiamo raggiunto la titolare che si è sfogata così. Demoralizza, scoraggia, sì, dopo riemergi, vai un po' giù, poi ritorni su, ma scoraggia soprattutto proprio perché, perché manca questo senso di protezione, cioè ti sembra di nuotare contro vento, cerchi di andare a riva e le onde ti rimbalzano dietro. Sì, perché i ladri al negozio Wind di Piazza Borsa, gestito da Marisa Campagnolo, sono venuti per ben due notti di fila. Poi, solo pochi mesi fa, erano entrati anche nella sua abitazione privata, mentre nel negozio di cellulari di Conegliano, da lei gestito, hanno già fatto visita tre volte. È un mercato che fa gola, secondo me, perché facilmente si presta facilmente ad essere rivenduto. Ci vorrebbero pene più severe per i ladri. Da 20 anni nel mondo della telefonia, Marisa investirà ancora di più nella sicurezza dei locali, nonostante i costi che questo comporterà. Qui a Treviso, al secondo tentativo, i ladri hanno portato via oltre 15.000 euro di cellulari, tranciando i cavi che li tenevano saldi ai totem, scardinando il mobile con i modelli confezionati all'interno e aprendo la cassa dove hanno trovato poche centinaia di euro. C'è una porta che accede al condominio, quindi devono essere passati comunque per il condominio e si sono calati dall'alto. Sono andati nel magazzino dietro, sono andati nel negozio davanti. Ladri funamboli che hanno eluso l'allarme e che hanno potuto agire indisturbati, entrando dall'antrone del palazzo e dal piano rialzato per calarsi giù. La polizia è sulle loro tracce. Non è una vita, cioè penso che proprio il tutto dovrebbe partire dall'alto, e cioè da proteggere principalmente i cittadini, che sia in casa, che sia un luogo pubblico, perché non è possibile in Piazza Borsa. Nel 2002 sono state vendute circa 105 milioni di bottiglie, stiamo parlando di Prosecco, quasi 15 milioni in più rispetto al 2020, aumentano i volumi ma anche il valore, dunque nonostante la pandemia è boom. Il 2021 ha portato un aumento del 14% in volume delle vendite tra Italia ed estero, ancora di più in valore, 18%, ed è un dato oramai perfettamente acquisito, diciamo. Seppur acquisito, si tratta di un punto di svolta. Nonostante la pandemia ancora in corso, le tante variabili dei mercati, nel 2021 sono state vendute complessivamente 104 milioni e 700 mila bottiglie di Prosecco, circa 14 milioni in più rispetto al 2020. Nel complesso, 4 su 10 sono finite nei paesi stranieri, su tutti Gran Bretagna, Germania, Svizzera, in netta ripresa anche gli Stati Uniti, consolidata pure la vendita online. Significativa la tipologia di vendite. Il 93% dell'offerta è Conegliano Old Bay Prosecco Superiore senza menzioni, per cui il grosso, diciamo, del valore viene da questa tipologia, però certamente Cartizze e Rive danno un contributo soprattutto in valore. Nei prossimi anni, tra l'altro, si potranno stappare anche le prime bottiglie di Prosecco sostenibile ottenuto da vitigni resistenti. In questi giorni di Vinitaly il bicchiere, è il caso di dire, è mezzo pieno, nonostante i tanti problemi del comparto. È chiaro che siamo preoccupati di quello che potrà rincarare nel futuro a livello di materie prime, a livello di energia, ma d'altro canto i numeri della denominazione sono altrettanto positivi nei primi tre mesi, di conseguenza immaginiamo che comunque saremo in grado anche ancora una volta di unirci, di creare sistema e di poter trovare la soluzione. Produzione e valorizzazione del territorio che vanno di pari passo, anche la stagione turistica sui Colli UNESCO è al via. Siamo più che pronti, anzi c'è una grande voglia di ripartenza e le colline dell'UNESCO sicuramente hanno tante attività da mettere in campo con la nuova stagione che sta per partire, per cui sì, siamo pronti al via. Dalla difesa vogliamo passare all'attacco, oggi al Vinitaly Zaia è tornato sulla questione Prosecco. Se la riserva del nome ce l'abbiamo noi con un
con mandato europeo chiaro. Oggi dobbiamo noi tutelare questo nome che ci è stato dato in esclusiva. Il concetto di partenza resta quello di sempre, ma cambiare sarà la strategia nella battaglia delle denominazioni innescata dalla richiesta croata di riconoscimento del Prošek, partita che tra Bruxelles e Strasburgo non è affatto chiusa. Stavolta la regione potrebbe adire direttamente le vie legali anche in sede europea. Luca Zaia lo ribadisce a chiare lettere nel secondo giorno di Vinitaly a Verona, ricordando il suo decreto varato da ministro e datato 2009, che introduceva proprio la tutela del nome. Quella riserva di nome parte dal presupposto che c'è una città che si chiama Prosecco, vicino a Trieste, un piccolo comune, che fra l'altro si chiamava Prošek prima di chiamarsi Prosecco. Quindi il termine Prošek è nostro, quindi non dobbiamo solo difenderci, ma dovremmo attaccare e dire a questi signori in Croazia che non devo più utilizzarlo perché stanno utilizzando il nome nostro, così la mettiamo a posto subito la roba. Difendere il termine Prosecco significa non solo tutelare il vino, ma promuovere lo stesso territorio, chiamato uno sviluppo turistico da qui ai prossimi anni, proprio in virtù della certificazione UNESCO, senza contare il ritorno dei turisti stranieri dopo 2 anni di pandemia. Dobbiamo essere pronti, anche perché non dobbiamo realizzare alberghi, ma un albergo diffuso, recuperare e restaurare tutto quello che c'è nel territorio dell'area UNESCO. Considerate che oggi facciamo 250.000 presenze turistiche, al decimo anno arriveremo a 1.200.000 presenze, per cui si incrementerà molto ed è fondamentale che tutti capiscano che l'ospitalità dovrà essere diffusa. Mondo del prosecco che ovviamente risente dei venti di crisi dall'Ucraina, caro energia e carenza di materie prime soprattutto, ma i temi sono trasversali e riguardano interi comparti, un'urgenza che Zaia traduce in una richiesta precisa. Noi dobbiamo fare in modo di rinegoziare il PNRR, che sono 230 miliardi di euro, in maniera tale che questo paese sia autonomo dal punto di vista alimentare e autonomo dal punto di vista energetico, altrimenti le aziende chiudono. Stiamo vedendo già dei fermi produttivi, viviamo un'economia di guerra senza le bombe. Concetto che viene ribadito guardando anche alla visita del Premier Draghi ad Algeri per attivare nuove forniture di gas in sostituzione di quello russo. È una soluzione, diciamo, immediata a un problema che abbiamo. Io spero che la prossima firma sia quella della pace. Nuovo scontro sull'accoglienza dei minori non accompagnati, ieri lo sfogo del sindaco di Cimadolmo, 7.000 euro al mese per bambino, ed oggi Conte scrive come presidente ANCI a Mario Draghi. Richiesta fondi, situazione minori stranieri non accompagnati con bisogni speciali in ambito sanitario e sociale. Lo sfogo ai nostri microfoni del sindaco di Cimadolmo di ieri, legato ai costi dell'accoglienza dei minori non accompagnati, non ha fatto altro che anticipare una riflessione che Mario Conte, presidente ANCI Veneto, aveva in saccoccia da giorni. Sono bastati i primi dati raccolti sul territorio. 200.000 euro sono già stati spesi in provincia di Treviso. I rimborsi che sono arrivati da parte dello Stato non arrivano a 70.000 euro, quindi c'è una sproporzione troppo forte che mette a rischio questo servizio. Quindi noi siamo ovviamente disponibili a farlo, però deve essere anche riconosciuto lo sforzo che queste amministrazioni stanno facendo, anche perché quelli sono soldi poi destinati ai progetti sociali delle nostre comunità. Ci siamo, ribadisce Conte, ma l'impegno a fronte di costi così elevati e che sono tutti certificati deve essere riconosciuto. Vorrei evitare che i sindaci si sentissero abbandonati di fronte a un problema così importante e anche così oneroso per le nostre casse. Nel telefono la bozza della lettera che oggi stesso sarà inviata al Premier Mario Draghi, un testo condiviso con i sindaci del territorio che non si sono mai tirati indietro sul fronte dell'accoglienza, ma di fronte alle prospettive di un conflitto lungo chiedono ora di ragionare non solo in via emergenziale, ma con un approccio più concreto e strutturato. Gli effetti di questa guerra saranno lunghi nei nostri territori e quindi dobbiamo farci trovare pronti. Parliamo di esigenze di persone, in questo caso specifico di bambini che vivono, non hanno i genitori e hanno anche in alcuni casi delle disabilità e devono essere accompagnati in un percorso di inserimento e di supporto che è a tempo indeterminato. I comuni da soli non ce la possono fare. Intanto la Caritas destina le offerte proprio alle famiglie che stanno accogliendo. Stiamo pensando anche a mettere a servizio della popolazione che sta ospitando le persone nelle proprie case le offerte che abbiamo raccolto distribuendole nel territorio.
Sostenere la generosità di chi in queste settimane ha deciso di accogliere i profughi dall'Ucraina in fuga dalla guerra. La Caritas di Vittorio Veneto si è attivata in due vie. La prima, per chi ha offerto la propria disponibilità attraverso la Caritas stessa. La seconda, per chi ha seguito altre vie ospitando personalmente i profughi. Con i primi, quelli seguiti da Caritas Vittorio Veneto, attiviamo l'erogazione di 25 euro settimanali a persona per gli adulti e 10 euro per i ragazzi, per i minorenni. E mentre per chi invece ha seguito questa fase di accoglienza in modo autonomo, mettiamo a disposizione sulla base degli abitanti dei comuni presso i nostri centri di ascolto una cifra proporzionale appunto agli stessi abitanti dei comuni. Un contributo concreto dunque all'interno di quella rete tra tutti i soggetti coinvolti, che vede comuni, ULS, Caritas, centri di formazione degli adulti, lavorare insieme per offrire la migliore accoglienza possibile a chi, soprattutto donne e bambini, fugge dalla guerra. Quando abbiamo raccolto le ospitalità di chi voleva ospitare al proprio interno, nelle proprie famiglie, nel proprio appartamento i profughi ucraini, abbiamo stabilito fin da subito che doveva essere un atto di generosità dove ci si impegnava, diciamo così, a mettersi a disposizione al 100%. Ecco, riteniamo un atto di gentilezza e di gratitudine anche da parte nostra come Caritas a questo punto dare un piccolo contributo alle spese che sono state affrontate. E ricordo che alle persone che ospitano noi diamo una tantum 150 euro, quindi una cifra limitata a sostegno delle spese. Parliamo di Covid adesso. Volano i contagi triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma non c'è aumento di occupazione dei posti letto. Due curve che mettono a confronto il numero di positivi di oggi con quelli di un anno fa. A rendere evidente la situazione, il grafico elaborato dall'ULS 2. La linea rossa mostra come i contagi, dopo il picco altissimo di gennaio, siano ancora oggi spinti da Omicron 2 di parecchio superiori a quelli dell'aprile 2021. Siamo ancora sopra gli 800 per quanto riguarda i casi positivi nella nostra provincia ogni 100.000 abitanti. Addirittura per i minori di 12 anni siamo a 1.219. Tanti contagi soprattutto tra bambini e ragazzi, ma il raffronto della curva dei ricoveri rispetto all'anno scorso evidenzia come la vaccinazione con tre dosi protegga anche con la variante Omicron 2 dalle conseguenze gravi della malattia. Abbiamo una curva in discesa lenta, perché abbiamo 81 persone ricoverate in area non critica, 41 in ospedale di comunità e 1 in terapia intensiva a Montebelluna. Per assicurare maggior protezione agli anziani over 80 e alle persone fragili è necessaria una quarta dose. La campagna vaccinale partirà a breve. Questa settimana, quando arriverà dal Ministero una nota ufficiale, poi noi siamo pronti, perché non abbiamo certamente smobilitato i centri vaccinali, per cui faremo in modo di fare le vaccinazioni. Intanto l'azienda sanitaria procede con il recupero delle prestazioni rinviate per la pandemia. Per le visite specialistiche si dovrebbe andare a regime entro fine anno, meglio andrà per gli interventi chirurgici. Nel momento in cui entreremo nelle sale operatorie della Cittadella ad ottobre, riusciremo a fare tutta la week surgery, la day surgery nelle vecchie sale, in modo da poter in qualche modo sopperire e fare tutti i 5.000 interventi, che adesso sono un po' meno, che abbiamo, come dire, galleggianti, cioè che aspettano, che vanno dalla semplice colecisti o dall'ernia inguinale fino all'intervento importante. Gesto estremo sul viadotto della 27 a togliersi la vita un 57enne. Ha accostato l'auto lungo la corsia d'emergenza del viadotto, è sceso e si è lanciato nel vuoto a fare da sfondo alla tragedia. Il viadotto del Restello, il tratto di autostrada A27 che attraversa la Valle Pisina tra Vittorio Veneto e il Fadalto, zona già tristemente nota in passato per altri gesti estremi. Vittima poco prima delle 13 di oggi un uomo di 57 anni, residente nella provincia di Treviso. Sono stati gli altri automobilisti in transito in quei drammatici momenti a dare l'allarme. Il 57enne si trovava al volante della sua macchina e si dirigeva verso Belluno quando ha fermato la vettura, l'ha lasciata sulla destra, a ridosso della barriera laterale del viadotto, l'ha scavalcata e si è gettato di sotto. Inutile ogni tentativo di soccorso. L'equipaggio del suo M118 è arrivato in pochi minuti in via Sorgenti, la strada sottostante, in località 9 San Floriano, una laterale della 51 di Alemagna, dichiarando il decesso dell'automobilista. Sull'episodio stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso gli agenti del distaccamento autostradale della Polstrada. Andiamo in pubblicità tra poco.
Ben ritrovati, ripartiamo con la cronaca. Sorpreso ad utilizzare una microcamera con antenna e un micro auricolare per passare l'esame di teoria della patente. A tradirlo il suo nervosismo, la tensione, i movimenti nel corpo. I guai è finito un cittadino straniero di 24 anni che gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto falsare la prova lo scorso 4 aprile, appena terminata la sessione d'esame alla motorizzazione civile. Chiamati dagli stessi funzionari, i poliziotti lo hanno trovato con la strumentazione nascosta nella camicia. Il giovane è stato denunciato a piede libero, mentre il materiale impiegato è stato posto sotto sequestro. E poi c'è chi è scappato dal ristorante senza saldare il conto. Sono stati riacciuffati dalla polizia locale e costretti a pagare per tutto il gruppo. È accaduto a Castelfranco. Hanno pranzato in 6 sabato, mangiando sushi in un ristorante del centro di Castelfranco Veneto e cercando poi di defilarsi senza pagare il conto da 100 euro. Ma della fuga del gruppetto, tutti i ventenni della Castellana, si è accorto un cameriere che si è messo all'inseguimento della compagnia di giovani per le strade della città insieme al titolare. A dar loro manforte una pattuglia della polizia locale che in quel momento passava di là. Raccolta la descrizione dei clienti che avevano appena mangiato a sbaffo, gli agenti, già con qualche sospetto, hanno raggiunto la zona tra la stazione e Piazzetta Filzi, incrociando due giovani che, messi alle strette, hanno ammesso di essersene andati senza pagare. Riaccompagnati al locale, sono stati obbligati a saldare il conto per tutti. Quella che può sembrare una ragazzata è in realtà un reato, ha commentato il sindaco Stefano Marcon. La vicenda, ha aggiunto, si è conclusa con una bella lezione per questi giovani ragazzi che, mi auguro, non riproporranno più questo comportamento. Morò la prima ieri per la Domenica Ecologica a Treviso e così si pensa di rendere tutte le domeniche ecologiche. Vediamo che cosa ne pensano cittadini ed esercenti. E se la domenica fosse sempre ecologica? L'apertura del sindaco Mario Conte alla possibilità di pedonalizzare il centro le domeniche apre un dibattito che ogni città capoluogo ha affrontato nel corso della sua storia. Noi siamo di Padova, non siamo di Treviso. Però penso che pedonalizzare il centro storico sia un'ottima scelta. Vedo che funziona a mio avviso bene, quindi rende la città sicuramente più vivibile. Non crea grossi disagi? Assolutamente no, anzi, ha creato solo dei vantaggi. A lanciare il sasso è successo della domenica ecologica appena trascorsa. Ieri Treviso ha fatto il pieno. Serve potenziare i mezzi pubblici e garantire più parcheggi. Faremo degli investimenti, annuncia Conte, citando il park di Piazza Vittoria e l'ex Enel. Nulla sarà imposto, conferma, ma tutto concertato con i commercianti, che però sono divisi. Se dovesse essere, sarei anche contenta, perché qua passa un via e vai di macchine e quindi questo non è buono. E l'idea bisogna studiarla un pochettino e dare la possibilità alle persone che vogliono arrivare di avere lo spazio esterno per poter parcheggiare. Direi che fare tutte le domeniche così è un po' troppo azzardato. Direi che qualche volta va bene, ma non sempre, perché comunque la città diventa un po' limitata, anche se c'è gente lo stesso. Il nodo resta quello del parcheggio. Dove metti la macchina quando vai a lavorare? Cerco di metterla al pattinodromo, però molto spesso mi capita di metterla al Cafoncello, per esempio. Quindi sono una bella piedata. Io che lavoro comunque a livello di ristorante, bar, in questo settore, è un po' penalizzato per il fatto che chi vive fuori Treviso, che vorrebbe venire a Treviso, quindi obbligatoriamente deve prendere la macchina. Avere una navetta che può andare dai parcheggi fino al centro potrebbe essere un'utilità. Chiaramente una convenzione o comunque un accordo con Mobilità di Marca si potrebbe fare, credo almeno. Se al Parco Vittoria all'inizio dei lavori è previsto tra un anno, non è escluso però che la città sarà oggetto di una sorta di sperimentazione molto prima. Penso che ci si possa muovere tranquillamente in bicicletta, a piedi. Senza traffico le città sono sicuramente più vivibili, più a misura d'uomo, ma la questione è che se non ci sono le macchine, magari tante volte in alcune realtà c'è una città che non vive più. Sempre bene. Quindi anche tutte le domeniche? Tutte le domeniche, tutto chiuso, tutto si sta benissimo. Siamo al basket, buona la prima per Marcello Nicola, l'esordio sulla panchina del Nutri Ballet, mentalità giusta, spiega il neo coach. La storia principale era che i ragazzi si liberassero di questa tensione. Mens sana, in corpore sano. Se la testa è libera dalla tensione, il fisico reagisce meglio. E reattività è la parola giusta per la nuova NutriBullet di Marcello Nicola. Esordio vincente sulla panchina di Treviso in una trasferta non certo facile come quella contro Varese, avversaria diretta in chiave classifica. L'area è cambiata?
Troppo presto per dirlo, ma quell'89-80 finale porta punti salvezza importanti. Dopo il drammatico cambio di manico e l'addio a Max Menenti, ci si chiedeva se la scossa sarebbe servita. La risposta è sì, e coach Nicola individua due momenti chiave. Uno nell'impatto della partita all'inizio, e due quando siamo andati sotto a non mollare, diciamo. Sì, perché Treviso parte a razzo mettendo subito le cose in chiaro, poi però subisce la rimonta di Varese che diventa sorpasso nella seconda metà della gara. L'ultima Nutribullet di Menetti, quella capace di sbriciolarsi contro Napoli al Palaverde, probabilmente non avrebbe retto. Invece Russell, Sokolowski, Sims e gli altri lottano su ogni pallone, sigillando un quarto-quarto nel quale Varese mette a segno appena 14 punti. L'intensità difensiva è tornata e c'è maggiore fiducia nell'attaccare il canestro. Se sia stato soltanto un fuoco di paglia lo dirà il campo già mercoledì. Un'altra trasferta, ma stavolta contro la lanciatissima Sassari. Apriamo la pagina di Belluno. La notizia di apertura è questa, ovvero che alle 12 di oggi in punto è stata riaperta la strada 251 della Val di Zoldo dopo la chiusura forzata di 20 giorni causata, ricorderete, dagli incendi fra Igne, Soffranco e Mezzocanale che hanno lambito i versanti della strada. Il transito è consentito ai veicoli a motore ma resta interdetto a motocicli e biciclette, e per questo si fa appello al buon senso di ciclisti e motociclisti per la tutela della loro incolumità. Eventuali chiusure future della provinciale potranno verificarsi temporaneamente in occasione di allerte meteo durante eventi piovosi particolarmente intensi nella zona di Soffranco. Elezioni amministrative, la lista in movimento. Ieri sera ha confermato il sostegno al candidato sindaco Giuseppe Vignato dopo averlo incontrato insieme al primo cittadino uscente Jacopo Massaro. Al centro dei colloqui le dichiarazioni di Vignato rese in conferenza stampa e ai nostri microfoni circa la presenza in lista di Massaro. Fra le liste che la sostengono c'è il Movimento, la lista che è del sindaco uscente Massaro. Massaro farà parte delle liste? No, assolutamente no. Abbiamo concordato che lui non ci sarà. Le prime scintille della campagna elettorale a Belluno poche ore dopo questa dichiarazione del candidato sindaco del centro-sinistra Giuseppe Vignato, resa venerdì scorso in conferenza stampa e ai nostri microfoni. Nella stessa serata il primo comunicato del gruppo di Massaro, il Movimento. Ieri sera una seconda nota dopo un weekend di incontri serrati che ribadisce il sostegno a Vignato e manda un segnale inequivocabile. La scelta dei candidati di In Movimento sarà decisa dal gruppo e non da altri. Lei sarà in lista alle prossime elezioni amministrative? Ma onestamente non lo so, io credo di non esserci, perché il nostro progetto ha sempre previsto in qualche modo che ci fosse qualcuno che faceva da traino per nuove generazioni, quindi probabilmente la mia presenza sarà superflua. Di sicuro è un argomento che non avevamo ancora trattato ed è un argomento che verrà trattato dalla mia lista. E dunque nessun accordo preventivo sulla presenza o meno del primo cittadino uscente che resta, da qualsiasi parte la si voglia guardare, figura di riferimento oltre che ideatore di In Movimento? Probabilmente lì c'è stato un fraintendimento, insomma, oppure non lo so, insomma, una presa di posizione probabilmente un po' estemporanea lì per lì, forse presa un po' alla sprovvista. Sicuramente sono questioni che è normale che vengano decise dalle singole liste. Perciò ognuno al suo posto e soprattutto nessun veto. Quello sulla mia persona mi lascia indifferente, spiega Massaro. Ma il punto centrale è la nostra lista è nata proprio in qualche modo cercando di essere un'alternativa a un certo modo di fare politica che era quello di quei tempi lì in cui si mettevano i veti, si facevano le congiure eccetera eccetera, e noi abbiamo detto che questo non ci piaceva. Siamo andati per conto nostro, abbiamo battuto questo vecchio modo di fare politica 10 anni fa e 5 anni fa, ed è chiaro che non potremmo essere mai in un progetto che ripristinasse questo. Per Massaro si è trattato di un incidente diplomatico. Tutti i passaggi su chi sarà in lista e chi non sarà li faremo al momento giusto, a breve presenteremo la lista e lì poi dopo scioglieremo tutte le nostre riserve. Anche in provincia di Belluno aumentano nuovamente i casi Covid. Nell'ultima settimana le nuove positività registrate sono state 1346, 201 in più rispetto al periodo del 28 marzo 3 aprile. L'incidenza settimanale è salita a 674 casi su 100.000 abitanti. Le fasce di popolazione maggiormente colpite sono quelle fra i 25 e i 64 anni di età. Al San Martino sono ricoverati complessivamente 63 pazienti fra area non critica e ospedale di comunità.
età. 24 di questi al momento del ricovero presentavano altre patologie. L'ULS 1 segnala che la scorsa settimana all'ospedale di Belluno è morto un 80enne Covid positivo che era ricoverato nel reparto di pneumologia. E dopo la raccolta fondi per aiutare chi sta dando accoglienza, la provincia ha pensato anche a dare un supporto psicologico a chi è impegnato nell'accoglienza. Come affrontare l'emergenza causata dalla guerra in Ucraina e il conseguente fuggire dei civili che scappano dalle zone coinvolte nelle azioni militari? Tra le iniziative sviluppatesi sul territorio, dopo una prima di raccolta di fondi e di aiuti, è ora la volta di quella messa in essere dalla provincia di Belluno con il fondo welfare. La seconda, che viene dopo qualche settimana e non a caso, invece è rivolta proprio ad aiutare sempre chi sta aiutando, però dal punto di vista, diciamo, psicologico, quindi per aiutare le volontarie della protezione civile, le famiglie, i privati, le associazioni, a comprendere, a capire quali sono le difficoltà da tutto tondo di queste persone, in modo tale che possono accoglierlo a 360 gradi. La preoccupazione espressa da più parti è quella della pressione che tanto le famiglie come le amministrazioni si troveranno a subire a lungo andare se l'escalation militare non dovesse trovare una qualche composizione pacifica. Comunque sia Belluno, la sua provincia, i suoi cittadini non si tireranno indietro, non lo hanno mai fatto, non lo faranno mai. Credo che la provincia di Belluno abbia dato in più occasioni prova del fatto di saper superare più limiti. Pensiamo in questi due anni, al di là del Covid, che è stata esperienza di tutti, anche l'esperienza di Vaia e, diciamo, tutte le problematiche che continuiamo ancora a avere, incendi, problemi idrogeologici. Quindi credo che difficilmente Belluno alzerà la bandiera bianca quando si tratta di solidarietà. Non perdete questa sera l'appuntamento con Ring, con Ferdinando Avarino, ci saranno Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, Mario Conte, sindaco di Treviso, Giovanni Zorzi, Partito Democratico, Marco Bonnet, giornalista collega del Corriere del Veneto. Poi alle 22 con Andrea Colasio si parlerà della meraviglia di Padova, patrimonio UNESCO. Alle 22.30 Loris Sonego, presidente Banca della Marca. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica sempre stabile, anche la giornata di martedì 12 aprile sarà caratterizzata dal bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto situazione decisamente buona, sarà asciutto e stabile e senza piogge. Prevarrà infatti il sole, il cielo sarà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Temperature in lieve aumento, minime tra 3 e 8 gradi, massime invece tra i 14 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento anche qui, qualche annuvolamento in montagna nel pomeriggio, ma innocuo. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà sempre il sole il protagonista, solamente con qualche nube alta di passaggio. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 22-23 gradi, dunque molto gradevoli. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.